L'abbiamo già detto l'altra volta, Saucony ha fatto quella cosa che chiedo di fare da tanto tempo, cioè che propongo alle case di fare da una vita, cioè di fare tre scarpe, una per il lento, una per il medio, una per la gara, e quindi per fare i lavori al medio, gli allenamenti, utilizzerei la Speed. Uno dei giochi di noi podisti amatori che avevo sottovalutato nel corso degli anni era quello di trovare le differenze e in effetti con il lancio dell'Endorphin Pro 2 le differenze rispetto al modello precedente, l'Endorphin Pro, sono veramente minime. Per capirlo, come al solito, partiamo però dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di drop 8, 39 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, pesa 213 grammi, 217 era il modello precedente. Queste due scarpe sono davvero molto simili, ma al tempo stesso le differenze che sono state adottate con il lancio del secondo modello hanno permesso ad alcuni di noi di migliorare la propria biomeccanica di corsa. In effetti, il cambiamento principale è stato legato al fatto che è stato aggiunto nel mesopiede una parte per permettere un bloccaggio migliore del mesopiede, al tempo stesso dell'allacciatura. È stato cambiato, ma soltanto di poco, il design del tallone che oggi è leggermente più aderente. Questi due cambiamenti hanno permesso di migliorare la stabilità, stabilità che secondo noi era forse il tallone di Achille di questa scarpa. Altre piccole modifiche che sono state adottate, in particolar modo i lacci che si sono allungati rispetto al modello precedente, lacci che sono sicuramente migliori rispetto alla versione 1. È stata anche cambiata la tomaia, ma solamente di poco, per permettere maggiore traspirabilità nell'avampiede. Secondo me questo cambiamento non lo noterete nemmeno. Invece l'intersuola in Impeva Espanso Power Run PB è esattamente la stessa, è stato soltanto aggiunto, così come era già stato fatto sulle Speed 2, il logo per indicare che comunque è una scarpa davvero veloce. Per il resto, stesso battistrada, stesso comportamento nella corsa, stessa velocità. Secondo noi questa scarpa vi permetterebbe davvero di correre velocemente. Se nel passato pensavo che potesse essere utilizzata soltanto in gara, in realtà secondo me potrebbe essere una scarpa da utilizzare per gli allenamenti intensi, per i lunghi intensi, oppure per ripetute davvero veloci, alternandola invece alle super shoes, scarpe di altri marchi che secondo me hanno leggermente qualcosa in più, ma questa scarpa però costa leggermente di meno e di conseguenza potrebbe essere adatta a chi in realtà non volesse davvero cercare di fare il record italiano, ma soltanto migliorarsi senza necessariamente dover spendere 250 € per la scarpa stessa. Prima di lasciare la parola al mio amico e prodepodista, sarebbe in effetti davvero un musicale se vi iscriveste al canale per poter in questo modo fruire di ulteriori recensioni di tecnologia, di scarpe e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Io nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running, lascio la parola al prodepodista che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa. Ciao! Andrea, avevamo promesso che se il video delle Speed 2 Endorphin di Saucony avesse raggiunto le 5.000 views, in realtà non l'ha ancora raggiunto, quindi guardatelo, avremmo fatto anche la recensione delle Endorphin Pro 2. Questa è la versione 1, questa è la versione 2, te le lancio tutte e due, le hai usate già tutte e due diverse volte, tra l'altro correndo un lungo di 31 km a 3,19 al chilometro. Cosa ne pensi di questa scarpa? Però prima prendila. Me la lanci malapposta. Beh, questo è chiaro. Hai poco tempo, siamo sempre di corsa, devi andare a gareggiare, ricordatelo. Passami l'altra, va. Bella. Ciao a tutti, ma guarda, ti dirò, dalle sensazioni che mi ha lasciato pre e post corsa, l'avrei utilizzata in maratona sicuramente. Come hai detto te, l'ho usato sul lungo di 31 km, ho finito a 3,20, 3,19, gli ultimi chilometri li ho girati forte sotto i 3,10. Mi sono trovato da Dio, mi ha lasciato la gamba fresca, il che è molto buono. Non l'ho sentita cedere all'interno, cosa che invece ci eravamo lamentati della Speed. Forse sempre il carbonio che mi rende il piede, la rende un pochino più stabile. Faccio fatica a trovare delle differenze tra la 1 e la 2,
Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Guarda, sono scarpe adatte sicuramente ad atleti leggeri che non pronano comunque e che corrono abbastanza forte, quindi direi almeno sotto i 4 al chilometro. Per quali distanze invece le utilizzeresti? Guarda, sei un atleta abbastanza efficiente, sicuramente fino alla maratona, l'abbiamo, te l'ho detto, l'ho testato 31 km senza problemi, immagino che farne altri 10 in più non cambi il mondo. Cambi solo a livello energetico per me che corro. A livello di ritmi dicevi da 4 km in giù e sopra che cosa utilizzerei? L'abbiamo già detto l'altre volte, Saucony ha fatto quella cosa che chiedo di fare da tanto tempo, cioè che propongo alle case di fare da una vita, cioè di fare tre scarpe, una per il lento, una per il medio, una per la gara, e quindi per fare i lavori al medio, gli allenamenti utilizzerei la Speed. Quindi queste Endorphin Pro 2 le utilizzeresti solo in gara o anche per allenamenti intensi? Ma come hai visto le ho usate anche in allenamenti intensi, sono un po' sprecatine, però se devo fare degli allenamenti veloci secondo me ne vale la pena usarle. D'altro canto sei un recensore, quindi non puoi tirarti indietro, gareggi tutte le settimane, ma se facessi soltanto le gare non riusciremmo a testare tutte queste scarpe. Invece dal tuo punto di vista, a livello di battistrada, che sensazione hai avuto, visto che comunque era una giornata abbastanza uggiosa? Era una giornata uggiosa, ma non pioveva, però ti dico, la scarpa ha un buon battistrada, bello intagliato, e devo dire che non mi ha dato assolutamente problemi, non mi ha dato neanche problemi in curva o sui tombini dove potrebbe scivolarmi la scarpa, quindi ti dico, non è una scarpa da trail, non è forse un Adidas, però il battistrada è ottimo. A livello di calzata, stesso numero o mezzo numero in più? A livello di calzata assolutamente stesso numero, e ti dirò anche che è una scarpa comoda, anche se guarda qua il tallone, la zona della conchiglia è inesistente, la scarpa, la finitura non è secondo me fantastica, però risulta una scarpa comoda e da una botta e via, diciamo, perché io l'ho calzata la prima volta per fare 31 km e non ho avuto nessun problema. A livello di stabilità dicevi che le Speed cedevano all'interno, invece queste secondo te come sono? Queste non cedono, sicuramente cedono di meno, diciamo che sicuramente grazie al carbonio, e direi che sono contento, anche perché ti ripeto 31 km è già un buon test, dopo i 15-20 incominci a pronare, soprattutto se devi correre forte, e devo dire che invece mi hanno sostenuto bene fino alla fine, non dandomi nessun problema alle ginocchia in finale. A livello di tomaia cosa ne dici? Te l'ho detto, tomaia classica, finitura secondo me di 5, 6, 7 anni fa, però vabbè, i colori sono zarri, quindi va bene così. Invece linguetta e lacci secondo te sono all'altezza oppure avresti cambiato qualcosa? Guarda, i lacci non si sono slacciati, ma avevo fatto forse il terzo nodo. La linguetta è, come piacciono le sue scarpe racing, è praticamente quasi inesistente, forse ancora più a calzino rispetto a quella delle altre scarpe. A livello di intersuola usano l'intersuola in peba espanso, cosa ne dici? Ma ti dico, l'intersuola non mi ha lasciato delle sensazioni super appena calzata. Di solito quando metto su scarpe con Zoom X o con l'Ice Pro della Dios senti una scarpa morbida, confortevole, pronta per spingere. Loro mi sembrano più una scarpa classica. Forse mi ricorda la Dios Pro 1, però ti dico, dopo, durante la corsa riesci a correrci forte e non ti dà problemi, quindi alla fine direi a livello di sensazioni non ottimo, ma dopo, durante la corsa, diventano super. E secondo te, Andrea, quali sono i pregi e i difetti di queste Endorphin Pro 2? Ma il pregio, ripeto, più stabilità della Speed, una scarpa comunque super veloce, forse a un prezzo più basso delle, adesso non mi ricordo il listino, ma delle altre top di gamma. Punti negativi, secondo me, un po' le finiture da scarpa un po' vecchiotta rispetto a quello che ci stanno proponendo adesso gli altri marchi. A livello di durata, Andrea, cosa dici? Sempre 400
Più 400 km oppure di meno? Secondo me 400 km per avere una scarpa efficiente, forse anche un pochino di più, e poi sicuramente si può utilizzare come scarpa per lavori in pista o su strada come medio ripetuto. Non abbiamo ancora testato né le Shift 2 né le Pro Plus, ovviamente cercheremo di farlo nelle prossime settimane, soprattutto se questo video dovesse raggiungere le famose 5.000 views. Il catalogo di Soconi, come lo vedi? Ti ripeto, hanno fatto questa bellissima scelta, la apprezzo un casino e spero che qualcun altro la segua. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong, keep running, la prossima volta ti filmo, te lo prometto, e poi soprattutto dobbiamo fare il confronto di tutte le scarpe carboniose, cosa che non siamo ancora riusciti a fare perché dicevamo aspettiamo l'ultima. Più che altro perché continuano ad uscire, quindi non gli stiamo dietro. Va bene, grazie, ciao! Ciao!